siamo riusciti a scovare una super collezione vintage segreta tutta in vendita. Questo è Fabio. Ciao ragazzi. La collezione è sua, ma Fabio, la prima domanda che ti pongo è: quanto vale la tua collezione? Bella domanda, non saprei esattamente che valore dare in realtà, però come minimo indicativamente dai sui 10.000 euro. Sui 10.000 euro, quindi capite già che siamo asticella alta, ma andiamo a vedere appunto cosa detta questi 10.000 euro. Abbiamo qui il primo album, sì. Illustraci, dici un po', dai. Allora, qui è la roba, diciamo, un po' più comune e non comune del set Expedition. Tutto Expedition. Tutto Expedition. Perfetto. Forse qualcosa anche Skyridge. Ok. Tu, principalmente in Near Mint, ogni slot sono 7-8 copie della, si, di ogni carta. Si vede. Più copie di ogni carta. Si vede, le condizioni sono veramente messe bene. Per avere l'età la che loro hanno, sì, sono perfette sono praticamente. Mentre nel secondo album, cos'è che abbiamo? Allora, nel secondo album abbiamo sempre il set Expedition. Quelle okay. che a me personalmente mi sono piaciute un po' di più. Quindi parliamo comunque degli starter, i Pokémon più iconici. Certo. Oltre che le trainer, che comunque. Molte trainer qui. A inizio. Sì, all'inizio abbiamo messo sempre le trainer in più copie. E poi dopo arriva qualcosa di un po' più interessante, un po' più bellino. La linea evolutiva, la ovviamente. Tutte le linee evolutive. Molto bellina, molto pucci. Ho cercato di dare più ordine possibile. Ok, quindi questi sono i Pokémon in generale che ti piacevano con l'artwork. Bellissimo, esatto, questo Dragonite. Esatto, un po' per, stupendo. Per tipologia di Pokémon. Dai, un po' per la loro linea evolutiva, diciamo. E come mai tutte della prima generazione? Allora, tutto parte dalla mia collezione, io l'ho sempre avute, ho avuto una grande collezione tra me e mio fratello, l'abbiamo sempre portata avanti. Poi, nel riempire i buchi mancanti, spesso e volentieri ti ritrovi a comprare magari qualche lotto e ritrovarti con molte più carte del dovuto. E quindi dopo accumula, ci siamo ritrovati appunto ad avere un numero di carte molto importante. È una bella collezione comunque, importante al giorno d'oggi, e poi soprattutto che il vintage sta acquistando un valore assurdo. Anche perché io colleziono solo roba vintage, solo fino a questi set qui. Oltre quindi la roba praticamente nuova non ne compri. Mi piace un po' sbustare, quindi qualche bustina così delle nuove ogni tanto. Sì, te la fai passare per come gusto, sfizio. Per gusto, non. Anche se le nuove regalano poco comunque. Sì. Beh, mi hai appena detto che non collezioni nuovo, però qui hai qualcosa di 151, immagino. Sì, qualcosina ho dovuto recapitarla perché altrimenti non sapevo più dove andare a mettere tutte le carte. E anche le carte hai qua dentro del nuove di 151 o? Qui dentro no, qui okay. dentro è solo roba old, poi qualcosina nel magazzino c'è anche di hai aperto. Nuovo, ma è tutta roba old principalmente. Sì. Beh, Pokémon 151 a mani basse, il miglior set il miglior di Scarlatti e Violetto. Esatto. Assolutamente. Ok, qui abbiamo. Questo è un set base unlimited. Perfetto. Non è completo al 100%, ho radunato un po' le ultime carte che erano messe in condizioni migliori. Certo, e ricordiamo che qui è tutto in vendita. Tutto in vendita, singolarmente, che anche il lotto non c'è. Perfetto. Problema. Ovviamente potete contattare Fabio nel link che vi lasciamo in descrizione, o se non volete contattarlo direttamente dal link, potete scriverci su Instagram e noi vi giriamo subito i suoi contatti. Okay. Vero? Sì, sì, sì. Perfetto. Andiamo avanti a vedere che cosa c'è in quest'album, un po' di pagine vuote di e delle energie. Con invece le Gym Challenge. Ok, molto bellino anche questo con come set, interessante. È composto più o meno da un 50% in prima edizione, come puoi vedere dei simbolini per chi non lo sapesse. Sì. I bellissimi simbolini che c'erano una volta che ti facevano capire, esatto. Questi qui. E anche al limite, perché comunque averlo tutto in prima edizione è molto difficile. Questi sono set veramente difficili da completare. In generale, qualsiasi set di una volta, averlo tutto in prima edizione sarebbe avere un patrimonio, letteralmente. Esatto, soprattutto se è il set base, tutto in prima edizione, tutto in Near Mint, puoi smettere di lavorare. Esattamente, in sei pagato una casa al mare, via. Sì, ti puoi permettere tutto, anche una casa a Milano. E esatto. Qui andiamo avanti, bellissimo, sempre Jim, anche il Charmeleon, stupendo, ma in generale Jim è bellissimo. Il mio preferito. Cioè, è stupendo, gli artwork sono belli, come Rocket. Io personalmente mi piace di più Rocket, ma Jim, tanta roba. Qui abbiamo le Qui abbiamo le Deolo, in questo momento mancanti delle due più interessanti, cioè il Giovanni Gheridos in prima edizione e il Misty Golduck, che mi stanno tornando da PSA. Quindi a giorni spero. Ancora non sai i voti però. I voti non li so. Sono carte comunque sempre in ottime condizioni. Mi auguro comunque vada da un 5 in su, come minimo. Come dai minimo, che già però excellent comunque schifo non fa. Poi no? Dopo un voto massimo farei fatica anche a realizzarlo. Certo. E quindi, qui invece parliamo forse con forse la parte più interessante. Certo. Cioè la mia collezione del set base in prima edizione. Assolutamente sì. Questa è full prima edizione. Tanta roba. Condizioni principalmente tutto excellent Near Mint. Perfetto. Qualche buchino vuoto. Piccolo buchino vuoto che ormai siamo a tiro. E vendi anche questo? Vendo anche questo. In prima edizione. Prima edizione. E se io te lo comprassi tutto, cosa mi daresti in più? Allora, ipoteticamente, per chi ha intenzione di comprare tutto il lotto del set base in prima edizione, ho intenzione di regalare il suo raccoglitore, che è sempre il suo,
del set base. Proprio del set base, bellissimo. Esatto, quello, giusto per chiudere il quadretto e fare un bell'otto. Che come regalo non è niente male, perché questo li ho visti venduti a prezzi decisamente, decisamente alti. Condizione come nuovo. Sì, praticamente sì, possiamo far vedere anche le pagine, ma molti si vede palesemente che le condizioni sono ottime dell'album. Assolutamente. Quindi intanto questo lo mettiamo da parte e continuiamo a far vedere il set base, però qui ci manca il trio. Sì, purtroppo il bello manca. Il bello manca. Il bello manca. Però magari in questa scatola magari ci riserva qualche sorpresa. Chissà. Di solito le scatole riservano sorprese. Andiamo avanti e vediamo cosa dici. Prima la scatola e poi guardiamo quest'album. Sì, che sì, dai, la scatola facciamo una roba. Vai, presentale tu. Allora, fai vedere i mazzetti. Diciamo sono quelle che sono le più comuni, quelle che spesso mi chiedono le foto, quindi le tengo un po' più a portata di mano. Ci sta. Ci abbiamo sta. Sicuramente di bello, un po' di Team Rocket. Queste sono le ultime di Expedition che ho venduto in questi giorni, devo preparare i pacchetti. C'è Neo Genesis, che questo mi piace molto. Anche Neo Genesis è molto bella, sì. Qualcosina Fossil che ero pieno, ma ho principalmente venduto tutto. Che poi io non te l'ho chiesto e non ci ho fatto caso, ti dico la verità, ma la lingua è per lo più italiano, suppongo. Sì, l'80% italiano, però okay. Molto molto inglese anche. Vabbè, come certo, vedi, Jim, vabbè, normalmente per Jim, esempio, è naturale, ovvio. Giapponese, inglese, però per lo più per italiano. La mia collezione, quando ho iniziato a collezionare, naturalmente cercavo l'italiano. Poi comprando i vari lotti mi sono ritrovato ad avere nel mano anche molto inglese. Quindi... certo, anche perché a volte sono anche più facili da reperire l'inglese. Sì, sì, sicuramente hanno perché le hanno stampate semplici. Molto di più, esatto. e hanno a livello globale comunque sì, perché inglese comunque è mondiale alla fine, esatto. Capito, non italiano, è italiano che rimane più esatto per il nostro mercato, però questi sono tutti comuni non comuni e qualche holo sparpagliata un po' lì sì. E qui ok, quindi adesso andiamo nell'album quello un po' più cicciozzo e se volete vedere il contenuto di questa scatola dovete lasciare like, commentare e vi ricordo che qui è tutto in vendita come se fosse un magazzino ma con una mega collezione segreta che ha sempre tenuto nascosto lui. Adesso andiamo nell'album che già dalla pagina iniziale vi fa capire che ci sono le cose un po' più di valore. Un po' più cicce. Sì. Un po' più cicce. Allora, qui abbiamo un pochino di pagine, queste le tengo io, ve le faccio vedere così, ve le giro piano piano, le metto un attimo da parte. Qui abbiamo la linea evolutiva di Merip, sì, bellina, esatto, comunque bellissimo. Simpatica come cosa. Poi ancora questi fantastici Pikachu e questo Squirtle che è stupendo di artwork, è veramente bellissimo. Sì, Starfire ha fatto un bel lavoro. Sì, ma generalmente fanno fatica a cannare gli artwork degli starter, è veramente difficile. Anche per esempio questo Bulbasaur sono stupendi. Sì, 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 sì. Sono molto belli, qui non stiamo parlando di carte enormi, super, però, super comunque, però comunque... queste sicuramente di più delle altre ricercate, sì, sì. Come sempre, tanto... sappiamo che questa linea evolutiva è quella più cercata in assoluto. E poi iniziamo con qualcosina di un po' più. Qui abbiamo Alto Teleflosion, qui Lava, esatto, Sita, e quant'altro. Molto bellino, ma adesso iniziamo con quelle un po' più ricercate, un po' più costose. Abbiamo delle holo reverse. Sì, sì. Di sì. Carte trainer comunque. Quindi ancora sì, ma non troppo. Siamo ancora nel top. E la pagina dopo invece ho già notato che è un'altra storia. Qui sì, qui inizia il bello. È decisamente un'altra storia. Qui stiamo parlando di carte non belle, non stupende, ma di più. Soprattutto questo Mewtwo è una cosa incredibile. Sì. Ce l'hai sia Cosmo Holo, che sarebbe esatto. L'Holo della volta. Sia Reverse. Holo Reverse, che è anche comune. Cercavo quando giocavo di avere una copia normale, una copia holo reverse, una copia certo, per avere praticamente il master set esatto, in sostanza, esatto, certo. Non troverete tutte le carte in queste tre copie, ma quasi tutte. Allora, queste sono in vendita anche queste, sì. Io però non ti chiederò il prezzo, perché se qualcuno è interessato ci deve contattare o può contattarlo direttamente, ricordo, il link è nei commenti, e dato che passi... no, nei commenti, scusa, aspetta. Il link è nella descrizione e dato che passi lì vicino alla descrizione, che fai? Un like, un commento, non ce lo lasci? No? Continuiamo con questo. Qui tanta roba. L'Umbreon bellissimo, il Dragonite stupendo, questa è pura arte. Sì, i Mew ne hai un pochino. Sì, Mew e Mewtwo non mancano. Piacciono? Come Pokémon? È il mio Pokémon preferito. Ecco, dopo quindi... Gengar. Dopo Gengar. Ce l'ho qui, guarda. Ah, non me ne accorgo. E qui tanti Umbreon, tanti Gengar, questo è stupendo perché sembra quasi shiny quando non lo è, però è bellissimo in ogni caso.
Gli Arthur... In realtà molti ne ho già dati via perché ce ne erano di più. Sì, poi Gengar, comunque Gengar, Umbreon, Mew, Mewtwo sono i Pokémon quelli che vendi maggiormente. Sì. Oltre, vabbò, Charizard, Blastoise, Venusaur. Quelli neanche li metti in vendita. Ecco qua, parli del diavolo, spuntano le corna. Le infatti ali. Qui, qui alle ali, bravissimo. Qui abbiamo qualcosa di molto interessante. Sì. La common, la reverse, ma la holo? La holo la troviamo. Ah, è quella venduta? Abbiamo, no, la holo, abbiamo la reverse holo. Se tu ci guardi, comunque c'è la numero 40, okay, e la numero 6, che hanno lo stesso disegno e fregano spesso e volentieri. Sì. Abbiamo la comune, la reverse holo della 40 e ho anche la reverse holo della numero 6. Molto più interessante. Ci sta come cosa. Il prezzo ovviamente varia su queste copie, varia decisamente. Le comuni... Il Charizard, da prescindere comunque, ha vale sempre il suo valore, certo, ma cambia molto in base a... Questo è uno dei Charizard. E alle condizioni, perché abbiamo principalmente tutto in Ermint, qualcuno sì, invece si vede, ha qualche segnino, qualche duna, dopo lì si può... Vabbè, ricordiamo che comunque hanno una certa età, set base, parliamo di 28 anni, che comunque quasi, sono tanti per una carta. Arlington è quasi impossibile, dai. Sì, esatto. Qui uno dei Charizard più pucciosi della storia, uno degli artwork più carini, assolutamente. E poi andiamo anche qui su questo Ondum, che abbiamo acquistato in un video mercatino a un prezzo ridicolo, Cosmo Holo addirittura, quindi tanta tanta roba. E poi anche qui comunque... carte di una certa. Sì, sì. No, non sono carte comuni di tutti i giorni, mettiamole così. Ora non mancano. Non mancano, che comunque, poi ripeto, trovarle in queste condizioni, poi soprattutto le reverse solo e le Cosmo, sono difficilissime da trovare, sì, perché comunque negli anni tendevano anche a perdere il colore e quant'altro. E una sola, avendo una superficie così cromatica, avere delle righe sulla cromatura è esatto, molto facile. Esatto, esatto. Invece queste mi sembrano veramente in ottime condizioni. E si imbarlavano a guardarle poi, tra l'altro. Certo. Tutta barchetta, se ci fai caso. Sì, 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 a voglia. Allora, mettiamo via questo e andiamo con la scatola. E adesso, se hai lasciato like e hai commentato con mamma mia che collezione, acquisto tutto, possiamo andare con questa, che dici? Qui lascio presentare a te alla veloce, tranne... quello che tu sai, che mi hai già fatto vedere, vai, presenta pure. Qui sostanzialmente andiamo a trovare le holo del set base che non abbiamo poi trovato nell'album. Vediamo. Sostanzialmente ho cercato, per quanto possibile, di completare la collezione in PSA 8. Dai, che comunque non è poco, anche perché... Anche se bisogna essere poi realisti, non è per niente facile. No. No. Perché certe carte trovarle in PSA 8 è quasi impossibile. Il problema è quello che dicevamo prima, cioè anche l'olografia di una volta ha il problema che guardandola la graffi. E già così rovini la Surface. Rovinando la Surface va giù ovviamente la valutazione, come potremmo vedere nella carta di dopo, che lì è inciso tantissimo, veramente tanto. E poi io tanto. C'ho una piccola malattia sulle holo di queste annate qui, che anche non è facile, però per me ci deve essere la Swirl. Certo, io sono è fissato, bellissimo. Sono questo è un particolare che non è da tutti, sì, perché è veramente difficile. Esatto. Quindi tutte queste io non ci avevo fatto caso, non hanno lo tutte, Swirl? Perché in realtà il Ninetales non ce l'ha. Ok, ok. E anche gli starter. Anche lì era veramente difficile. Lì era difficile. Non per niente trovare un Charizard First Edition con due Swirl aumenta il prezzo in una maniera bestiale. E lì quando l'ho trovato ho dovuto cogliere l'occasione, non potevo star lì a selezionare quella con la Swirl o quella senza. Certo. Trovate l'occasione, l'ho dovuto. Ormai l'hai detto, quindi direi mostrale, falle vedere. Queste sono in vendita insieme al set base. Esattamente. Giusto. Ma le vendi anche separate, questo teniamolo conto? No? Forse la persona giusta se ne può parlare. L'intenzione è di vendere il set base in prima edizione tutto completo, diciamo, in lotto. Allora, io non ti chiedo prezzi di niente, ma questa è l'unica cosa che ti devo chiedere il prezzo, sì, ed è se io volessi comprare i tre starter, di quanto stiamo parlando? Solo allora, di quelli, Di questi tre starter io dovrei guardarci, ma credo che sicuramente meno di 2000 euro. Sui 2000 euro il trio si riesce a portare a casa. Che comunque posso dire è un prezzo onestissimo. Solo il valore del Charizard lo sappiamo tutti. È molto alto. È un Charizard particolare, ha avuto dei voti un po' particolari, certo, però sì, sicuramente il suo valore. Ti dico, i voti sono anche alti. Peccato per la Surface, che secondo me, vista così, ovviamente al sole, alla luce naturale, non mi dà quel sentore quella Surface. E dopo... Non mi sa di 2,5, ti dico la verità. Però, di loro, Beckett è un po' più esperta di me, Assolutamente, io lo so, vero?
Comunque, allora, hai fatto vedere tutta la collezione, ma io chiudo dicendo così. Ho visto una bustina lì, ci sta malissimo, è nuova, che fai? L'unica cosa nuova qui in mezzo. Che fai? Non me la vendi a me? Alla grande, dai. Benissimo, quanto vuoi? Ma, vediamo. Essendo colpo fusione, che ogni giorno fai fatica a trovarle, pensavo di partire sui 10 euro. Comunque ancora ce l'ho fatto. Ma è della Jedis, sta qua a 3,50. ma oggigiorno è difficile trovare. Facciamo così, quanto tempo fa l'hai comprata questa bustina? Quella bustina l'ho presa almeno 5 mesi fa. Almeno 5 mesi fa, facciamo praticamente 1 euro al mese, sono 5 euro. È onesto. No. La metà. Vabbè, dai, 5 euro ci sta, su. Andata, signori. Solo perché sei te. Io mi prendo la bustina, ti ringrazio, intanto ti do questi. Dopo facciamo, non ti preoccupare. Forse la bustina la vedremo in uno shorts. Quindi ci salutiamo con un bellissimo ciao!